Società Benefit, scopriamole insieme. Se stai guardando questo video è perché sicuramente avrai sentito parlare delle società Benefit, questo nuovo modo di fare impresa e vuoi saperne di più. Vuoi sapere di cosa si tratta, quali vantaggi eventualmente possono derivare dall'essere o non essere Benefit. Bene, seguimi in questo video perché insieme andremo a vedere che cosa sono le società in benefit. Le scopriremo insieme durante il video. Le società benefit sono infatti un'innovativa forma di impresa che va a combinare, ad affiancare agli obiettivi economici, quindi alle finalità profit, finalità anche sociali e ambientali. Finalità che ovviamente nell'epoca attuale, nel 2024, sono finalità molto sentite, non solo dalla collettività in generale, ma anche da eventuali dipendenti e collaboratori che ormai oggigiorno non guardano soltanto il lato retributivo del lavoro scelto, del lavoro, che andranno a svolgere, ma anche il versante proprio sociale e ambientale, il risvolto ambientale del lavoro che andranno a fare. Questo è sicuramente uno dei primi vantaggi di essere società benefit. Nel contesto infatti economico e sociale contemporaneo, le imprese ormai sono sempre più chiamate a rispondere alle crescenti aspettative di responsabilità e sostenibilità, sia nei confronti di eventuali investitori, sia nei confronti, come si dicevo, dei dipendenti e della collettività più in generale. Le società in benefit emergono quindi in tale contesto come una risposta innovativa a tale esigenza e rappresentano una nuova forma di impresa che, come ti dicevo inizialmente, integra la creazione di valore economico, quindi lo scopo di lucro resterà sempre all'interno della tua azienda, lo va semplicemente ad integrare con l'impegno per il benessere sociale ed ambientale. Quindi rappresentano sostanzialmente una nuova frontiera nel panorama imprenditoriale e devi sapere che si stanno sempre più sviluppando a partire dal 2016 in poi, che come vedremo attraverso la legge di stabilità del 2016 sono state introdotte nel nostro ordinamento, in quanto vanno appunto ad unire in modo sinergico l'obiettivo di profitto con la generazione di valore sociale ed ambientale. Questa forma societaria quindi si distingue proprio per l'integrazione esplicita che c'è da inserire nell'oggetto sociale di finalità di beneficio comune appunto nel proprio statuto, affermando quindi un impegno formale che si assume la società, quindi non solo un impegno dal punto di vista teorico, perché tale impegno, oltre a dover essere inserito nell'oggetto sociale e nello statuto, quindi dovrà anche essere testimoniato, come vedremo, con delle attività annuali. Quindi si afferma in tal modo un impegno formale ad operare con responsabilità, sostenibilità e soprattutto trasparenza. Quali sono le origini delle società benefit? Vediamo un po' di storia per capire da dove è emerso tale fenomeno e come si è diffuso in Italia, che tra l'altro è stata in Europa la pioniera delle società benefit dopo gli Stati Uniti. Infatti, il concetto di società benefit ha radici, possiamo dire, relativamente recenti. Nasce infatti negli Stati Uniti all'inizio del XXI secolo, proprio per rispondere alle costanti esigenze, alle crescenti esigenze di sostenibilità e responsabilità sociale che viene appunto richiesto dalla collettività e comunque anche dal nostro pianeta stesso, ovviamente. La legislazione specifica per tale forma societaria è stata introdotta per la prima volta comunque non tantissimi anni fa, infatti nel 2010 nel Maryland. Da allora si è diffusa in vari stati, anche al di fuori del contesto americano, e in alcuni paesi, inclusa l'Italia, con la legge numero 208 del 28 dicembre 2015, meglio conosciuta come legge di stabilità del 2016. Tra l'altro, come ti dicevo, l'Italia è stata uno dei primi paesi in Europa a prevedere la possibilità di costituire una società ex novo come società benefit o di trasformare
società già esistenti in società benefit. Secondo la normativa italiana, infatti, una società benefit viene definita nella legge di stabilità del 2016 come un'impresa che, oltre a perseguire il profitto, quindi oltre a perseguire uno scopo di lucro, ha l'obbligo, quindi non la facoltà, ma l'obbligo per poter mantenere nel tempo la qualifica di benefit, di perseguire uno o più effetti positivi o viceversa, ridurre comunque l'impatto, gli effetti negativi in generale sull'ambiente e non solo, su, appunto sull'ambiente, sulla comunità, territori e sulle persone. Questo quadro normativo quindi va a prevedere che le società benefit, come abbiamo già detto, integrino nel proprio statuto finalità di beneficio comune e adottino anche dei modelli di governance societaria che vadano a supportare, perché ovviamente non basta definire tale finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale, ma bisogna far sì che le stesse vengano conseguite, quindi creare proprio un modello che possa aiutare la società a conseguire tale finalità, oltre che un business plan sul lungo periodo, in modo tale che appunto ci possa essere un riscontro in virtù del principio di trasparenza che viene richiesto da parte di queste società circa la riduzione degli effetti negativi su ambiente, persone e comunità o gli effetti positivi. L'introduzione quindi in Italia delle società benefit ha senza dubbio segnato un passo significativo e ha stimolato sempre più un crescente interesse da parte delle imprese del nostro territorio ad adottare modelli di business più sostenibili e socialmente responsabili, perché va da sé che in tal modo va ad implementarsi anche l'azienda, la propria azienda, la tua azienda dal punto di vista proprio reputazionale. Società benefit rappresentano quindi attualmente un'evoluzione del modello di impresa tradizionale, in quanto vanno a porre al centro della propria missione obiettivi di beneficio comune che andranno ad affiancarsi a scopi di lucro che dovranno rimanere tali. Questa doppia finalità, come ti dicevo, deve essere integrata nello statuto e costituisce proprio il fondamento delle operazioni e delle strategie che metterai in atto all'interno della tua società. Chi può diventare quindi società benefit? Avrai già intuito che può diventare società benefit qualsiasi società che abbia uno scopo di lucro. Tant'è vero, tutte le forme societarie previste e disciplinate nel libro quinto del Codice Civile possono diventare società benefit. Invece non potranno costituirsi società benefit alcuni tipi di società come le società a responsabilità limitata semplificata. Perché? Perché lo statuto, come ben saprai, viene redatto su un modello prestabilito per legge e non sarà quindi possibile introdurvi le clausole specifiche relative alle società benefit, quindi le clausole dove andrai ad inserire gli obiettivi che ti poni per poter rimanere società benefit. Sono da escludere anche tutte quelle società il cui scopo di lucro sia ovviamente marginale o assente, come le cooperative sociali o le imprese sociali. Al di fuori di queste casistiche potranno diventare società benefit o essere costituite ex novo, come vi dicevo, tutte le società disciplinate nel libro quinto del Codice Civile. Quindi società semplici in nome collettivo, a responsabilità limitata, società per azioni, in accomandita per azioni, le mutue assicuratrici e le società consortili. Non solo, come ti dicevo, le società benefit possono essere costituite sia ex novo. Se vuoi costituire appunto una nuova impresa, puoi decidere fin dall'inizio di adottare il modello di società benefit. O viceversa, se hai già un'azienda consolidata, puoi deciderla di trasformarla in società benefit. Dovrai in questo caso andare ad apportare le necessarie modifiche allo statuto e all'oggetto sociale, includendo le finalità di beneficio comune che intendi perseguire.
Una volta effettuata quindi la modifica statuaria, la tua società dovrà adottare pratiche di governance che garantiscano costantemente il perseguimento degli scopi di beneficio comune. Quali adempimenti, ad esempio, dovrai compiere? Dovrai nominare un responsabile dell'impatto, che è colui che si occuperà dal punto di vista teorico e pratico di perseguire le finalità di beneficio comune. Non solo il responsabile di impatto dovrà annualmente anche redigere la redazione annuale, la relazione di impatto annuale, nella quale andrà proprio a eviscerare quelle che sono state le attività e i benefici che sono stati conseguiti. Tale relazione dovrà essere, oltre che allegata al bilancio annuale, anche pubblicata sul sito internet se presente. Inoltre dovrai implementare ovviamente sistemi di monitoraggio e rendicontazione per renderti conto se il modello che hai adottato societario sia in grado di sostenere gli obiettivi che ti sei prefissato. Questi requisiti, quindi, perché sono stati previsti? Perché assicurano che la società Benefit operi in modo trasparente e responsabile, rendendo conto così a tutti gli stakeholder, quindi tutti coloro che sono interessati, che sono portatori di interessi nei confronti della tua azienda, dei risultati che hai ottenuto rispetto agli obiettivi che hai dichiarato e ti sei prefissato. Le imprese quindi di nuova costituzione possono scegliere di registrarsi fin dall'inizio società Benefit, incorporando quindi direttamente nel loro statuto le finalità di beneficio comune. Viceversa, le imprese già esistenti, come abbiamo visto, possono passare e diventare società Benefit, rinnovando in questo modo e implementando un impegno verso pratiche sostenibili e responsabili. Ovviamente questo passaggio di revisione dovrà essere più accurato rispetto alla Costituzione ex novo, perché chi parte ex novo può, diciamo, fare tutto da zero. Invece, nel caso di trasformazione, ci deve essere proprio un processo di transizione dal punto di vista interno della tua azienda e quindi non dovrai andare a costituire ex novo lo statuto, ma dovrai revisionare lo statuto, oltre che revisionare proprio le tue pratiche, le tue direttive aziendali per poter fare in modo di perseguire nel tempo quelli che sono gli obiettivi comuni che ti sei autofissato e che ti sei obbligato a rispettare tramite il tuo oggetto sociale. In ogni caso, se hai ulteriori dubbi circa le società Benefit o vuoi saperne di più circa la loro costituzione e gli adempimenti che ci sono da fare, ti invito a scriverlo nei commenti sotto questo video. Sarò a tua disposizione per qualsiasi necessità. Se poi dovessi avere bisogno di una consulenza ad hoc, ti invito a prenotarla nel giorno e nell'ora che ti sono più comodi, sempre tramite il link che trovi sotto i video. Ti invito poi, se non lo fai ancora, ad attivare, non l'hai ancora fatto, ad attivare la campanella del canale per non perdere tutti i prossimi video relativi alle società Benefit, a cosa sono, a quali sono i requisiti da rispettare, oltre che gli adempimenti nello specifico, gli adempimenti annuali. Quindi ti invito ad attivare la campanella del canale per non perderti i prossimi video. Ti invito infine a seguirci su tutti gli altri nostri social, LinkedIn, Facebook, TikTok e Instagram, e a seguire il nostro sito www.studialievi.com, in particolare il nostro blog, dove grazie a una redazione interna ogni giorno pubblichiamo contenuti e articoli nuovi relativi alle tematiche contabili, legali e fiscali di cui ci occupiamo. Ti ringrazio e ti aspetto al prossimo video.